entra nel Guinness World Record con 3.560 kg! 30 quintali di polenta, una pentola di 3 metri di diametro con un'altezza di 1,70 m e 20 uomini impiegati per girarla. Con questi numeri da record, Pianello di Cagli è entrato ufficialmente nel Guinness dei primati. In occasione del 50° anniversario della Sagra della Lumaca, si è voluto organizzare quello che sarà un evento da ricordare. Con i suoi 3.560 kg, oggi la polenta di Pianello è la più grande del mondo, battendo il vecchio record detenuto in Canada con 28 quintali. Intanto è un momento importantissimo, non solo per il fatto che si stia svolgendo questo tentativo di migliorare il record della polenta più grande del mondo, tra l'altro, no, come ricordavi tu, è stato effettuato in America ma da emigrati italiani. No? A questo ovviamente non dobbiamo dimenticare che si festeggia oggi la 50° sagra della Lumaca, che penso che sia una delle sagre più vecchie della provincia, quindi con i suoi 50 anni è in grado ancora di proporre, anzi di dare sempre di più sorprese dal punto di vista enogastronomico. La Lumaca per questo territorio è un elemento fondamentale perché è un volano di economico non indifferente. Qui è stato lo sforzo notevole della Proloco di Pianello che ha messo in campo tutto questo, ma lo sforzo è stato anche della comunità montana che è riuscita a riunire a sé tutte le Proloco del territorio. Ognuna di esse ha preparato un condimento per la polenta, quindi spaziamo dal cinghiale allo spignolo, alla lumaca, alla carbonara bianca, alla carbonara con i suffrangoli, quindi ognuna di queste ha contribuito ad arricchire questo piatto povero. Tutte le operazioni, dalla preparazione alla cottura, sono state controllate e seguite dal giudice ufficiale del Guinness World Record, giunto apposta a Pianello per l'occasione. Sono qui appunto per far rispettare il regolamento che prevede l'utilizzo di acqua e farina come tradizione per la preparazione della polenta, e il superamento della quantità di polenta che ad oggi appartiene al Canada, un paese che si chiama Windsor, di 2.745 kg. Fa parte del regolamento la commestibilità della polenta che stanno preparando e la distribuzione della stessa polenta a tutti i partecipanti a questa festa. Gratuitamente potranno usufruire della polenta che stanno preparando. La polenta è poi stata distribuita a tutti i presenti che hanno potuto scegliere di condirla con diversi sughi, lumache, tartufo, baccalà, funghi e tanto altro, preparati dalle 10 Proloco della comunità montana del Catria e del Nerone.